Grazie, buonasera a tutti. Vieni Fabrizio, buonasera. Buonasera. Noi ci si dà del tu, direi di sì. Sembra opportuno. Allora, Fabrizio ha scritto questo libro, Il tempo degli Etruschi, poi ora naturalmente per Effigi, che è un editore, sappiamo, di Arcidosso, il nostro amico da tanti anni, è con noi e usa un'immagine speciale, particolare, non so quanti la possano riconoscere immediatamente. Questo non è degli Etruschi. No, non è assolutamente Etruschi. E quindi adesso ne parliamo. È un'opera di uno scultore contemporaneo, si chiama Jean-Paul Philippe, francese, anche se ha scelto di vivere e lavorare nelle nostre terre, non in Val d'Orcia in particolare, ma nelle Crete Senesi, quindi tra Rapolano e Asciano. E questa scultura si trova, diciamo, su un luogo che è diventato iconico, quasi da Etruschi, esattamente. Che si chiama Le Sites Transitoires. Chi lo conosce naturalmente sa a cosa mi sto riferendo, altri insomma vi invito a cercarlo ed andare a visitarlo in una giornata in particolare, quella del 21 giugno, quella del solstizio d'estate, perché il sole, ecco, in qualche modo si affaccia da questa finestra. E allora il collegamento, immagino, ma qui lo chiedo a Fabrizio, è un po' questo, cioè il nostro rapporto contemporaneo, perché Jean-Paul Philippe è ancora vivente, diciamo, e quindi è un'opera anche abbastanza recente, con il Dio Sole, che viene da molto lontano, e quindi gli Etruschi, che noi abbiamo conosciuto a scuola come un popolo misterioso, sono sempre meno misteriosi, perché in tanti state studiando cosa avevano fatto, come pensavano e cosa facevano anche dei loro spazi che noi oggi abbiamo a disposizione. Esattamente, sì. L'ho fatta lunga, ma insomma. No. Hai fatto benissimo. Allora, partendo effettivamente dalla copertina, effettivamente non è un manufatto etrusco, come ha detto bene, ma è un'opera contemporanea che però esprime bene quell'idea che permaneva dentro i manufatti etruschi, però di un'attenzione ai movimenti astronomici, alle stelle, al sole piuttosto che alla luna, che da una parte erano importantissimi, ma per la vita comune degli etruschi, perché non avevano gli orologi come possiamo avere noi, il telefonino dove vediamo sempre quelle sono, ci dimentichiamo, quindi la spazialità e la temporalità era importante per tutte le attività umane che anche al tempo degli etruschi erano comunque necessarie, e ci volevano degli strumenti che ne permettessero il calcolo e la conoscenza. Questo poi oltretutto entrava anche in una sfera religiosa, magica, che comunque era legatissima e presente in tutta la cultura etrusca. Quindi quell'immagine l'ho messa perché appunto è iconica, perché benché attuale in qualche maniera è un qualcosa che corrisponde molto a quello che era la visione degli Etruschi, in quel senso lì. E poi diciamo, di una terra etrusca come la nostra, come diciamo tutto più o meno il centro Italia, certo. Fino anche a una zona, diciamo, che va anche nell'Emilia e anche nella Campania, se per questo. Esatto. Tra l'altro quest'opera qui, ma giusto per proseguire in questo rapporto, non è composta esclusivamente da questa, no, potremmo dire, finestra, ma comprende anche una seduta qualche metro indietro, dove appunto lo scultore ci invita a sederci per metterci in asse. E lo stesso avveniva in tanti siti che hai visto di persona, perché hai fatto tutto un lavoro pedibus, diciamo, sì, non ti sei fermato solo lì. No, migliaia e migliaia di chilometri, diciamo, in tutta l'Etruria. Sì, quanti anni, Fabrizio? Perché allora, non è una passione che viene da oggi. Non è una passione da oggi, assolutamente. Sono 15 anni che mi occupo di questo argomento, che in pratica è l'archeastronomia applicata al mondo etrusco. Attraverso appunto lo studio, diciamo, di questa disciplina, che è piuttosto giovane, tant'è vero che solamente a Milano mi risulta esserci una cattedra. Dimmi un po' il nome. Archeastronomia. E quindi siamo abituati, diciamo, a connettere gli studi di archeastronomia agli antichi egizi, piuttosto al mondo precolombiano, gli Inca, piuttosto i Maya, però in realtà anche gli Etruschi producevano delle costruzioni, anche monumenti molto rilevanti e famosi,
che però non sono mai stati studiati sotto questo punto di vista e che invece offrono una chiave di lettura interessantissima e molto, secondo me, necessaria per comprendere appieno la cultura etrusca e anche quelle che si rappresentavano. Quindi diciamo il tempo degli etruschi è bisogno che sia misurato attraverso specifiche giornate che ci dicono se siamo in, diciamo, in estate, in inverno, da quando inizia una nuova stagione, serve per l'agricoltura, serve per per l'allevamento, per tutto. Segnavano proprio il tempo in cui fare le attività umane, era importantissimo. E questa conoscenza, che era detenuta soprattutto dagli ambienti più alti, dai sacerdoti, gli aruspici, quelli facevano poi i sacrifici per prendere predizioni, comunque diciamo tutta la casta sacerdotale conoscevano, e quindi magari anche dei monumenti che noi riteniamo come, per esempio, come delle tombe, in realtà avevano anche un'altra funzione. Questa è la parte che mi ha veramente colpito di più del libro, cioè noi siamo abituati a conoscere gli etruschi dai cimiteri, sì. In realtà quei, tra virgolette, tumuli, cimiteri dove venivano sepolti, diciamo, certe figure, in realtà servivano anche ad altro, appunto erano degli strumenti che in mano a delle persone che ne avevano la conoscenza potevano utilizzarla appunto per misurare il tempo. Faccio un esempio, non so, di Vetulonia, la famosa necropoli monumentale di Vetulonia è percorsa da una strada, la strada dei sepolcri, che è orientata esattamente per il solstizio invernale e il solstizio estivo, quindi è una via sacra che congiunge due momenti importanti dell'anno. E ai lati di questa via importante sono costruiti questi tumuli monumentali. Guarda caso, uno è orientato per l'equinozio, uno è orientato per il solstizio, un altro per esempio all'inizio, che non mi tornava perché a questo punto ho preso le misure di tutti, guarda caso tornavano tutti per un grande calendario, uno invece era orientato per il sud. Mi ha detto, questo come mai per il sud? Però partendo dal presupposto che effettivamente gli etruschi non facevano niente a caso, perché casomai siamo noi in difetto se non riusciamo a comprenderlo effettivamente, effettivamente il sud invece era importante perché permetteva di calcolare il mezzogiorno. E il mezzogiorno, ne parlo soprattutto nella prima parte del libro, dove ricostruisco un po' tutta la concezione del tempo per gli etruschi, era il momento in cui facevamo partire l'inizio della giornata. Qualcuno potrebbe dire, se la prendevano comoda. Non come noi, le 8, le 9, le 7, no, lì è il mezzogiorno, perché alla fine è il momento più in cui il sole è più alto. È il sole il momento più alto, quindi è il momento più facile da riconoscere, che indipendentemente dalla stagione, l'altezza del sole è comunque il momento più alto durante la giornata, in qualsiasi stagione. Per cui costruire un manufatto che ti permette di capire quando effettivamente è il mezzogiorno, in base alle ombre che proietta, era importante perché ti permetteva di conoscere la passaggio di un giorno e tenere il conteggio del tempo. Ora, te nel libro, quindi, in qualche modo vai a scoprire gli orologi, cioè in qualche modo gli orologi che sono presenti ancora oggi, su cui potremmo misurare il nostro rapporto, diciamo, sì, del tempo. E quale ti ha colpito? Per spiegarlo, naturalmente, oltre a una prima parte che appunto descrive anche da un punto di vista, se vogliamo, più teorico, certo. E poi ci sono proprio gli esempi di tanti luoghi in Toscana, ma non solo in Toscana, in Alto Lazio, appunto, per esempio a Bomarzo c'è questa piramide straordinaria, lì si facevano anche sacrifici. Assolutamente sì. Non è legata ai giardini che sono cinquecenteschi, no, accanto. No, chiaramente, è a sud dell'abitato di Bomarzo, c'è cioè questa struttura di forma vagamente piramidale, che è molto complessa come struttura perché ci sono ben tre scalinate che quindi portavano a vari livelli di conoscenza, come il momento, diciamo, la tripartizione che poi verrà ripresa anche dal mondo cristiano, col mondo del cielo, il mondo terrestre, il mondo ctonio o infero per i cristiani. E però anche questo presenta tutti degli orientamenti particolari, anche il numero degli scalini sono tutta una ritualità che è corrispondente ai mesi lunari, ai mesi dell'anno e ai giorni del mese, esatto, quindi c'è tutta una lettura a più livelli, quindi è veramente un monumento bellissimo, veramente, per chi non c'è stato, un calendario e poi una piramide, noi diciamo sono solo gli Egizi, e è qui a un'ora e mezzo da noi. Qui ci sono altre tombe, altri calendari reali, mi pare, sulla Miata. Sulla Miata infatti ce n'è uno molto particolare perché, vabbè, lì ho messo una decina di,
di siti, diciamo, tra quelli più monumentali, anche più famosi, che magari vi invito ad andare a rivederli e a leggerli con questa nuova chiave di lettura, ma ce ne sono anche altri esempi più piccoli, meno conosciuti. Quello che citavi appunto te sulla Miata è una realtà, è un complesso litico composto da alcune rocce che sono state scavate in maniera tale da formare una vasca superficiale dove poter fare, diciamo, l'osservazione a specchio del cielo, ma poi ci sono tutta una serie di coppelle, di incisioni che sono state messe in posizione tale da poter riconoscere quali sono i momenti importanti, appunto i vari solstizi, gli equinozi, e anche un altro orientamento che è prettamente etrusco, che è data dalla levata iliaca di Sirio, cioè l'alzata al cielo nell'orizzonte della stella Sirio, esattamente. Quindi questo è, tra l'altro, è quasi un marchio di fabbrica etrusco, perché la maggior parte dei templi della parte soprattutto settentrionale, dell'etruria settentrionale, avevano questo tipo di orientamento. Per cui quando andate a vedere qualche monumento etrusco, portatevi una bussola e controllate l'orientamento. Se trovate un angolo che va da 112 a 292 è sicuramente un tempio etrusco, perché è legato a questa divinità legata alla levata di Sirio. In alcuni casi tu individui anche, come dire, dei fori che apparentemente sono solo dei buchi della roccia, ma che invece, come dicevamo, in questa scultura ci permettono di dare una direzione, da lì vedere che cosa sta, in che periodo siamo dell'anno. Sì, sono dei puntatori fatti in varie maniere, ci sono proprio delle scavazioni di superficie su dei rilievi litici, oppure nel caso appunto vicino a Bomarzo, dove c'è addirittura un occhiello vero e proprio, dove appunto traguarda il sole solamente in due momenti dell'anno. Quindi, insomma, questo perché il sole poi, traguardando questo, andava a battere il rorando di sole, che poi è un'energia che nella loro visione era di tipo maschile, l'acqua che veniva fatta scorrere, che è il principio femminile, attraverso una coppella facevano scorrere i liquidi, e quindi l'unione del sole, principio maschile, con quello femminile. Qui c'è tutta una ritualità. Sì. Questo, per esempio, non so, sono foto tue queste? Sì, sono tutte foto mie. Qui dove siamo? Qui siamo nel Fiorentino. Qui siamo nella mia zona. E quindi qui sei proprio entrato nei giorni... Sì, ho avuto il permesso della sovrintendenza per entrare proprio in quei giorni, perché la tomba della Montagnola non è aperta, normalmente sono in casi particolari di visite, e diciamo che lì c'è appunto questo, è il punto del 292, che di cui accennavo prima, e c'è quel sole che in alcuni giorni dell'anno, due giorni dell'anno chiaramente, il 4 maggio e il agosto, non mi ricordo la data precisa, passa il sole e entra dentro. E questo è perché erano i 40 giorni prima del solstizio estivo e 40 giorni dopo il solstizio estivo, perché poi c'è tutto un sistema calendariale che è legato al numero 40, numero che è ricorrente in tantissime scritture, compresa anche la Bibbia, come sappiamo. Qui, tra l'altro, te inviti ad andare a scoprire cosa c'è dietro questa pietra verticale. Sì, questa all'interno della Montagnola c'è addirittura una costruzione che non ha una spiegazione ancora definitiva. È stata trovata una porta a scrigno, potremmo dire in pietra, cosa che è veramente notevole. Non è stata tirata fuori completamente dagli etruscologi, e quindi spererei che venisse fatto definitivamente luce su questo aspetto. Non sarebbe in realtà neanche un unicum nel mondo etrusco, però nel mondo del Medio Orientale è stato trovato delle cose simili. Io stesso ho visto in Siria una porta in pietra perfettamente funzionante, non era scrigno, era su cardini. Tra l'altro, una porta su cardini perfettamente funzionante c'è ancora in provincia di Perugia etrusca del IV secolo avanti Cristo, e dopo 2400 anni vai lì, ancora si apre. Ancora si apre. No, tu lì teorizzi forse oli sotto? Sì, questo per aiutare lo scorrimento delle pietre, però la cosa interessante è che hanno costruito tutto con un materiale abbastanza duro come pietra, mentre la pietra che hanno utilizzato per far poggiare e quindi scorrere, hanno preso una specie di tufo molto leggera e friabile che permettesse di far scorrere lo scorrimento. Per rimanere nelle nostre zone, visto che hai parlato della Siria, mi è venuto in mente, guardando, qui siamo a Sovana, la tomba di Debranda, mi è venuto in mente, ma così da me, totalmente profano, pietra, cioè strutture maestose, scavate, scolpite, eccetera.
e qui si immagina la ricostruzione appunto di questa tomba, anche questa monumentale, però con più funzioni, anche la tomba Aldebrando. La tomba Aldebrando l'ho messa soprattutto perché è incredibile, perché innanzitutto è di una bellezza straordinaria, monumentale, e penso chiunque conosca, tutti gli appassionati di etruschi, gli orologi di etruschi conoscono questa tomba sovana. Però in realtà questa è su una via particolare. Sì, cioè la via cava del Cavone che finisce proprio alla base della necropoli, diciamo. Però la cosa interessante è che come è stato costruito l'ipogeo, la parte sotterranea della tomba Aldebrando. Per cui il dromos, cioè il corridoio d'accesso, è stato costruito con un'inclinazione tale che permette, dato il fatto che esso è stato orientato esattamente per l'alba del solstizio invernale, quindi per 123 gradi, esattamente, quindi diciamo che all'alba del solstizio invernale, quindi il 21 dicembre, diciamo poco prima di Natale, quando noi festeggiamo come Natale, dopo circa un'oretta che si è levato il sole, gli Etruschi hanno costruito un corridoio d'accesso con inclinazione tale e con una costruzione in pietra che ne permettesse praticamente l'entrata dentro il dromo, dentro il corridoio, e che andasse a illuminare la parte finale della camera con il lettino a fondo, quello funebre, solamente appunto il 21 dicembre. Quindi c'è una pietra che è tagliata in maniera tale da creare uno spazio che, collimandolo con il lato sinistro del corridoio di accesso, facesse entrare solamente una piccola fetta di luce che arriva in fondo a illuminare la parete, e questo avviene solamente per il 21 dicembre. È una cosa straordinaria. Da lì rimettevano tutti i loro orologi in quella zona. Sì, non era quella, era anche chiaramente è religioso e simbolico, chiaramente, perché comunque il 21 dicembre è legato al diciamo, nella loro visione, alla ripresa della luce. Esattamente, perché comunque i due solstizi sono i movimenti di collegamento con il cielo, con la terra, sono le porte del sole praticamente. E quindi diciamo che un qualcosa di simile a quello che avviene, per esempio, famosissimo a Abu Simbel, dove migliaia di persone tutti gli anni vanno a vedere appunto il raggio di sole che arriva in fondo e illumina le statue in fondo, e che invece qui da noi non è conosciuto e tantomeno non visibile. E sarebbe quello. Esattamente, la stessa cosa. Oh, ora c'è una fotografia che volevo mostrare e riguarda, ecco, il tumulo del principe che è a Pisa. Sì. Mi colpisce perché diciamo, ora a Pisa è abbastanza conosciuto, anche se purtroppo è chiuso, hanno ricominciato l'Università di Pisa a fare dei lavori di analisi e di studio proprio in questo periodo, e come vedete è perfettamente circolare. Faccio per alleggerire, mi viene in mente Stonehenge, l'abbiamo presente tutti, no? È questa serie di pietre messe lì, e poi sotto Fabrizio ci fa vedere in Corsica qualcosa di simile. Allora, a me c'è una vignetta bellissima, non mi ricordo chi l'aveva fatta, in cui c'è questi signori che portano queste pietre a Stonehenge e dice: ma intanto lasciamole qui, poi si decide che ci si fa, perché siamo ancora a distanza di migliaia d'anni a decidere che cosa è in realtà Stonehenge. Quello che invece accade qui è esattamente quello della vignetta, ci dici, cioè perché al loro ritrovamento gli archeologi, chi ha posizionato poi dopo queste lapidi, come le chiamiamo? Pietre infisse. Queste pietre infisse le ha messe un po' a caso. Non l'ha rimessa esattamente nella posizione in cui l'aveva trovata. Purtroppo questo poi non permette uno studio archeastronomico perfetto, perché non sappiamo effettivamente se sono state rimesse tutte nella posizione. Questo lo posso dire perché effettivamente dove c'è un corridoio, che era il corridoio principale d'accesso e che guarda casa è orientato per l'alba del solstizio estivo, e dove è stato trovato anche un rito di fondazione, purtroppo avendo delle foto scattate sul momento dello scavo, e poi le foto ora, se vai a vedere, messe a confronto, si può vedere evidentemente, mi sembra, che non erano non sono state rimesse. Quindi diciamo situazione. Sono state messe qui in senso estetico, esatto, per ma non sono nella funzione proprio che per ragione di quello che dicevamo prima, noi abbiamo perso ogni rapporto, esatto, con non li dandoli ne diamo valore, invece sono importantissime, soprattutto per una popolazione come questa, era l'ultima, ripeto, legata al mondo della natura. Ecco, questo è un tema, poi vedrete che durante questa edizione parleremo insomma anche di natura, per ovvie ragioni è bene che si ricominci tutti noi ad avvicinarci alla natura, al rispetto, alla sua lettura, e appunto
però in modo, diciamo, non prepotente ma rispettoso. E gli Etruschi senz'altro lo erano, ma gli Etruschi a dove venivano? In un minuto, cioè una cosa velocissima, diciamo. Ma la mia visione non è quella ufficiale, quella ufficiale è che ecco, questo è un po' un eretico, diciamo, sì, qui siamo dell'eresia, parliamo. Sì. Diciamo che, però non è che sia contrario completamente, ecco. Diciamo che la versione ufficiale è che sono autoctoni, ora sono stati presentati dei dati su analisi del DNA, che anche quelle secondo me non sono completamente attendibili, perché se troppo, il dato è troppo piccolo per essere ritenuto tale, questo è il mio punto di vista. Credo che sia nata da una formazione, da un apporto della popolazione locale, che erano gli Umbri, con una popolazione che è venuta dall'esterno. Dal mare. Venuta dal mare, sicuramente, sì. Non credo all'altra, dall'immigrazione dal nord, perché ci sono varie teorie su questo. Dalla Turchia, ma diciamo dal mondo medio orientale sicuramente, basta vedere tutta la cultura della Rus Piscina, che era legatissima, il famoso fegato di Piacenza, abbiamo degli esempi analoghi trovati in Babilonia, quindi insomma il mondo babilonese, oppure c'è la lettura delle presagi attraverso le viscere, sì, degli animali, degli ovini in particolare, e quindi c'è tutta una cultura del mondo medio orientale che ci fa capire bene da dove quantomeno culturalmente possono aver preso gli Etruschi. Social non ce n'erano, no. Internet nemmeno, fax tanto meno, quindi... Però viaggiavano parecchio. Viaggiavano tanto, sì, infatti erano anche gente di mare, questo noi lo dimentichiamo, sì. Invece erano molto... No, di mare assolutamente. Ecco, questo... I tuoi mari sono tutti legati al mondo etrusco, Tirreno... La Sardegna poi sarà... Ecco, lì che cosa hai trovato? La Sardegna è un posto che sto studiando ancora parecchio, perché è difficile... Diciamo che nella Sardegna prenuragica si trova degli aspetti molto simili al mondo etrusco, ma quindi si tratta di reperti molto antichi e c'è un vuoto temporale che c'è da capire dove sono andate, diciamo, questa popolazione. Poi c'è tutta la parte nuragica dove c'è, diciamo, il collegamento con la parte etrusca, però sono due popolazioni che hanno delle connotazioni differenti da un punto di vista proprio anche di che cosa costruiscono e come costruiscono. Però i collegamenti sono notevoli, ci sono tanti. Insomma, quindi il mare non era un luogo nemico, ma era un luogo di scambio, una vera autostrada. Senti, c'è una cosa che mi ha colpito, gli Etruschi si danno un tempo, noi vivremo 10 secoli, quanto? Dieci secoli. Questo, noi non, invece no, noi siamo infiniti e possiamo abusare della natura come ci pare, loro invece loro si sono dati un inizio e una fine, questo loro sapevano, straordinario. E la cosa incredibile è che non è che è stata detta dopo, ma è stata risaputa al momento in cui loro erano ancora viventi, per cui è una vera profezia, non solo le profezie di Nostradamus. Descrivicela un pochino come... Sì, allora, diciamo, loro sapevano che da avere un inizio e una fine la loro cultura, che era misurata in 10 secoli. Ora, c'è da dire, secoli non sono i nostri secoli, è un tempo variabile, non è un tempo ben definito. E variava da comunità a comunità, perché dipendeva dalla lunghezza della vita massima della persona che viveva in quella comunità. Quindi ci sono tempi variabili a seconda della comunità a cui ci stiamo facendo in riferimento. In Inghilterra 96 anni. No, ma non ci sono, anche tempi non c'erano gli stati, c'erano le comunità e le città-stato al limite, ma non c'era un'entità nazionale vera e propria. No, c'era una cultura di riunione, ma... E quindi anche il tempo stesso era molto differente e loro... Dice, come facevano a provare a riconoscere il passaggio da un secolo a un altro? Vabbè, le divinità, in conto a loro, gli davano dei segnali che loro sapevano riconoscere. Una volta c'è stato un enorme strillo di trombe in tutta l'Etruria, è stato sentito, una volta una famosa cometa, come si può vedere anche in altri casi, famosi. E quindi, insomma, loro, diciamo che si collocavano all'inizio del IX secolo per finire intorno al primo secolo dopo Cristo, praticamente con l'avvento del cristianesimo finisce la loro era e inizia quell'altra. Cioè ci avevano anche azzeccato. Esattamente, sì. Ma poi dividevano tutto in cicli, no? Anche il ciclo della vita di un uomo era diviso in periodi, quello però di 7 anni. Ed è interessante anche quello, perché la vita di un uomo diceva che viveva circa mediamente 10 cicli, quindi circa 7 anni, 70 anni. Poteva essere arrivare a 12, quindi 84 anni. Questo non vuol dire, però diceva che non potessero andare anche oltre, una persona particolarmente fortunata potesse vivere anche di più. Però siccome era un popolo estremamente religioso, dicevano che il passaggio da un ciclo all'altro era particolarmente critico e dovevano ringraziarsi gli dèi facendo delle offerte in prossimità del passaggio dei 7 anni. Ogni 7 anni c'è un passaggio, può essere una crisi o può essere un...
modo per andare e avanti. E lui diceva, quando sei arrivato 84 non potevi più chiedere niente alle divinità, perché comunque come t'aveva già dato tutto. E c'è bello l'esempio dell'immagine che dice che l'uomo che arriva oltre gli 84 anni è un po' come il cavaliere che alla fine di una corsa, pensate al palio per capirsi, che infine una volta tagliato il traguardo lascia correre il cavallo e finché va insomma, poi si ferma. Bene, Fabrizio Volpi, Il tempo degli Etruschi è un libro che si legge benissimo, è un libro che ci può fare da guida per girare le nostre fine settimana in queste zone, e comunque è un libro che ci fa riflettere su una popolazione che forse 2000 anni fa ne sapeva già più di noi e loro erano alla fine, ecco. Grazie a Fabrizio. Grazie a tutti voi davvero. Poi chiederemo